Mara Venier e Flavio in Sinma ricordano Frizzi a Domenica in Mara Venier è ancora molto provata dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi. Tanto che a Domenica in, appena Flavio in Sinma ha nominato il collega, la veneziana non è riuscita a trattenere le lacrime. L'ex attore di Don Matteo ha ricordato Frizzi per via del suo nuovo impegno all'Eredità, il programma che Fabrizio ha condotto fino allo scorso maggio. Un impegno che Insinna sta portando avanti con delicatezza ed entusiasmo, conscio di aver raccolto un'eredità decisamente importante. Io nei giorni in cui proprio non respiro, o pensando a papà, o pensando a Fabrizio, ripenso a quel veliero, che non è affondato. È semplicemente andato verso un mare più bello. E un giorno ci ritroveremo, su una spiaggia più bella, ha detto il conduttore nel corso della sua intervista con Mara. Parole belle, profonde e sincere, che hanno toccato il cuore della Venier ma anche di tutti i telespettatori in studio e a casa. Il ricordo di Fabrizio Frizzi a Domenica in 2018, da quando Mara Venier ha preso di nuovo in mano le redini di Domenica in, sono stati tanti gli omaggi a Fabrizio Frizzi, i due erano legati da profonda stima e amicizia. Nel corso della nuova edizione del contenitore domenicale zia Mara ha invitato la vedova di Frizzi, la giornalista Carlotta Mantovani. Ma ha ricordato il conduttore pure nella recente intervista con Max Biaggi, grande amico dell'ex volto di Miss Italia e l'Eredità. Le parole di Mara Venier su Fabrizio Frizzi delle nove edizioni a Domenica in, ricordo bene la prima puntata. Prima di entrare in scena ho avuto un attacco di panico. Fabrizio Frizzi mi ha spinto sul palco, mi ha detto vai Mara, sei forte. Nella mia mente, di nove edizioni, è rimasto solo quel ricordo, la spinta di Frizzi, ha raccontato tempo fa l'ex opinionista dell'Isola dei Famosi.